tipo brano, però è un brano molto particolare, un brano scritto da due signori che negli anni 40 facevano avanguardia teatrale in Germania, e loro si chiamavano Kurt Weill e Bertolt Brecht. Non erano molto nati, perché insomma, avevano una formazione politica molto dichiarata, ma molto molto dichiarata, che all'epoca non veniva particolarmente apprezzata in periodi di nazifascismo. Ecco, adesso la si può cantare in maniera molto più goliardica e molto più divertente. Qui il brano si chiama Surabaya Johnny. In realtà questa sera diventerà Surabaya Jenny. Per quale motivo? Per il fatto che racconta la storia di una signorina che dà mestiere a un ragazzo particolarmente avvenente. Io non credo che quel ragazzo particolarmente avvenente sapesse di che lavoro si trattava. Mi sa che la canzone riuscirà a chiarirlo molto bene. Surabaya Jenny. Thank you.
Sulla barriera, che cosa vuol dire? Ma per gli altri era chiaro quel nome. Lo si dà sulla gente di mare. Credi forza che non è stabile. Prima o poi qualche dado è verrà. Sentirai la sirena fischiare e in silenzio fermare scapperai. Tu non hai cuore, Jenny. Tu sei idiota, Jenny. Tu non hai mai, Jenny. E dimmi perché, Jenny. Sei crudele con me.